In Consiglio regionale all'Aquila la discussione sulle linee programmatiche della XII legislatura, illustrate durante il primo Consiglio dal Presidente Marco Marsilio. All'ordine del giorno anche la presa d'atto della sospensione dei consiglieri nominati in giunta e le relative surroghe. Al termine della seduta il Presidente Marsilio ha nominato Daniele Damario sottosegretario. Presidente Marsilio, oggi in Consiglio regionale le linee programmatiche della XII legislatura. Per qualche flash, quali sono le priorità? Beh, quelle le abbiamo illustrate nella prima seduta, oggi più che altro ascoltiamo l'opposizione fare le sue osservazioni e critiche. Noi confermiamo la priorità sui temi principali che sono le infrastrutture, la sanità, nei quali in questi anni abbiamo insieme lo e conseguentemente lo sviluppo economico, sono tutti temi sui quali in questi anni abbiamo raggiunto risultati importanti, li abbiamo ricordati, ci è stato persino rimproverato, ma io credo che una legislatura che si apre in continuità con il primo mandato non può che fare intanto il consuntivo e il rendiconto di ciò che è stato, anche perché quello delinea una traiettoria, è un percorso che non è casuale rispetto agli impegni successivi ed è quello che stiamo facendo. Non a caso oggi si apre qui all'Aquila con la conferenza stampa insieme ad RFI il dibattito pubblico per altri tre lotti della ferrovia Roma-Pescara, quindi si sta andando avanti su un progetto che nei primi giorni di maggio vedrà la firma del contratto per i lotti già assegnati oggetto di gara d'appalto, iniziano le progettazioni esecutive, insomma si entra nel vivo di una delle opere principali che cambieranno il volto della nostra regione. Era rimasta in sospeso la nomina del sottosegretario, oggi si chiuderà anche questa partita. Sì, al termine della seduta darò comunicazione della nomina di Daniele Damario a sottosegretario con delega al turismo e alla programmazione. Professor D'Amico, nella prima seduta le linee programmatiche del nuovo governo regionale, oggi le vostre repliche, come giudicate il progetto di Marsilio Bis? Ne abbiamo trovate molto rivolte al passato, più che al programma di governo della XII legislatura. Ci sembrano un consuntivo di ciò che è accaduto nel corso della XI legislatura. I pochi punti programmatici noi li abbiamo trovati adeguatamente sviluppati e tradotti in indicazione di linee di governo, mentre tutto ciò che è accaduto nella legislatura trascorsa lo troviamo per l'appunto più che risultato di un'azione di governo, semplicemente accaduto spesso in riferimento ad azioni di governi precedenti o del tutto casualmente verificatisi a prescindere dalle linee seguite dal governo regionale. Ecco, insomma, adesso ci sono 5 anni da portare avanti dall'opposizione. Che opposizione sarà e insomma, come vi rapporterete a questo nuovo governo regionale, visto anche insomma, le linee programmatiche messe sul tavolo? Ma nel gioco dei lavori, nel meccanismo dei lavori consiliari, naturalmente l'opposizione farà l'opposizione, ma sempre pronti ad ascoltare tutte le proposte che dovessero arrivare dai banchi di governo, a collaborare per quelle che riterremo di interesse per gli abruzzesi e gli abruzzesi e naturalmente a proporre noi stessi delle soluzioni alternative.